Si può morire felici? Nella pace? Nella benedizione? Sì, si può morire felici. Oggi la Chiesa fa memoria dei 26 martiri di Nagasaki. Una meravigliosa sinfonia composta da Dio stesso. La sinfonia del compimento della propria vita nell'amore al nemico. Perché si può morire felici, addirittura cantando, anche avendo solo 12 anni, come aveva Ludovico, uno dei 26 martiri, solo se dentro di te è vivo Cristo. I 26 martiri sono stati crocifissi su una collina di Nagasaki dopo aver percorso un lungo cammino su un carro che li ha condotti da Kyoto a Nagasaki, legati, mezzi nudi, perché dovevano essere di esempio per mostrare a tutti quali sarebbero state le conseguenze della conversione al cristianesimo. Ebbene, sono stati realmente uno spettacolo per tutti. Ovunque passavano, si radunavano folle che contemplavano in loro la presenza di Dio, come accadeva a Gesù Cristo, che ovunque arrivasse, le persone riconoscevano in lui l'amore di Dio, capace di guarire ogni malattia. La Chiesa, i suoi martiri, cioè i suoi testimoni, sono il corpo di Cristo, il lembo del suo mantello che giunge a ogni uomo. La realtà del martirio, che non è necessariamente una croce di legno dove essere inchiodati e uccisi, ma può essere una malattia, quel dolore, quel rifiuto, quella frustrazione, quel fallimento che tu oggi stai sperimentando. Se Cristo crocifisso ti abbraccia e ti unisce alla sua croce, e Cristo è vivo in te, la sua vita più forte della morte sovrabbonda in te e ti fa stare dentro quella sofferenza, quella precarietà, quella pace di Cristo, di chi ha già vinto la morte, di chi pur stando dentro la sofferenza l'ha già superata. Allora coraggio, perché Cristo ti ama infinitamente e vuole essere una sola cosa con te, al punto di trasformarti in Lui, perché crocifisso con Lui, nella pace, nella felicità, tu possa rivelare a tutti che il cielo esiste, la vita eterna è un dono per ogni uomo e Dio lo vuole offrire attraverso di te.